Amici da Tactical Raiders, bentornati nella nostra grotta. Oggi siamo qui per prendere in esame un interessante accessorio per noi tiratori o comunque per noi legali possessori di armi, ossia questa cassetta di sicurezza intelligente della Vivor. Cosa devo dire? Una cassetta di sicurezza atta quindi a mantenere al sicuro le nostre macchine termobalistiche, con però una certa accessibilità. Accessibilità protetta da ben tre diverse modalità. Allora, vedete, si presenta come cassetta metallica con possibilità di essere attaccata sotto una superficie orizzontale come può essere un tavolo o qualsiasi altra cosa, oppure attaccata lateralmente contro qualche muro o armadio o qualsiasi cosa, insomma quello lo dovete vedere voi. Io sono qua solo a elencarvi le varie particolarità. Allora, vi dicevo, ha tre sistemi di chiusura che lavora in maniera indipendente. Allora, vediamo. Primo sistema, il più semplice, il sistema a pin. Abbiamo impostato una combinazione così casuale. Tac! Lei si apre e rivela la mia glocchettina. L'interno è sagomato apposta per accogliere le nostre corte. È qua una Glock 17 con il pad piuttosto lungo, ma vedete che comunque ci sta da Dio. Dunque, allora, primo metodo, il tastierino numerico. Secondo metodo, impronta digitale, che qui do accesso rapido alla mia Glock. Terzo metodo di sicurezza, sappiate, in caso si dovessero scaricare o qualsiasi altra cosa malfunzionare le due serrature elettroniche, scaricare le quattro mini stilo che la alimentano, abbiamo comunque la nostra chiave comunque a tubo che, un rapido movimento, ci dà accesso ai nostri attrezzi. Allora, cos'altro devo dirvi? Quindi abbiamo una cassetta che custodisce le nostre macchine, rendendole comunque facilmente accessibili solo a chi ne ha i titoli, quindi direi top. Come sempre, noi nella descrizione del video qui su YouTube vi metteremo tutti i link e il codice promozionale del 5% che è riservato ai nostri follower, quindi andate a cercarvi il link, vi daremo tutte le informazioni per poter acquistare questa cassetta intelligente. Qui dalla nostra grotta, noi vi diamo appuntamento al prossimo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!